capito? Cioè, volendo parlare di tutto bello della vostra religione, beh, denigrate gli altri. Noi non abbiamo prima di tutto una religione, adesso qui la fermo un attimo per ribadire alcune cose. Però io perché parliamo sempre della Bibbia, sai? All'inizio, abbiamo sempre detto anche all'inizio, prima di parlare, per fare qualcosa, per fare un po' di spazio, per fare un po' di pulizia, bisogna anche distruggere qualche concetto. Sì. E la scelta di Claudio è stata questa, cioè quella di smantellare, almeno passo per passo, mostrare le contraddizioni, esporle e proprio mostrarle in pubblico e rendere cosciente chi ascolta, appunto le contraddizioni che sono nella Bibbia e nella religione cristiana. Ma... però a questa noi non vogliamo sostituire nessuna religione, no. Anzi, assolutamente, sì. Noi siamo quasi anarchici da questo però punto di vista. Tentate. Non vogliamo nessuna religione al posto della religione cristiana, vogliamo solo libertà, libertà spirituale. Sì, va bene, cioè, però non io non riesco mai da esprimere, sostituire. Dopo vengo sempre fraintesa. Sì. Però io non riesco... Però voi non volete, no, ecco adesso già mi faccio confusione, no, voi mi volete portare via, cioè nel senso che... Oh, però già cominciando a denigrare gli altri è sbagliato. Non è che vogliamo denigrare gli altri, è signora, noi non denigriamo, parliamo, tutto quello di cui diciamo è documentato. Ma è lo lì. So, ma chi ha detto che non lo so? Però voi che siete buoni, santi e via dicendo... Chi ha detto che siamo buoni e santi? Sono i santi e buoni, sono in paradiso? Ma sta attento, cioè se voi vi sentite... Cioè, secondo me uno che pratica una certa cosa si sente eletto, no? Si sente così, no, dentro, perché questo io, è solamente io per i monoteisti fanatici, signora. No, aspetta, posso parlare due minuti? Sì, dica. Cioè, io odio i cattolici, li odio nel vero senso della parola, quando mi giudicano perché io non vado in chiesa, perché io non credo in Dio, si sentono gli eletti, in grado questo. Di giudicare gli altri. Sì, va bene? È liberissima di farlo. Eh? È liberissima di farlo, l'odio è un sentimento umano. Sì, ma no, ma cioè, però anche il perché non è che odio, sai, dopo lo dico così, mi viene su un nervoso quando io ho il dono della fede, io così, tu devi fare così, perché sennò sei così, perché sennò, ma insomma, basta, no? Sì. Cioè io non sono libera di non credere, di credere che non c'è Dio, di tutte queste... Ecco, io volevo dirvi solo questo, cioè, cercando di smantellare tutto quello che c'è, forse la gente non vi segue. Adesso non riesco più a dire niente. Va bene. Va bene, signora, grazie comunque. No. Grazie. Ti passo, chi sei? Sì, sono Marco. Ciao Marco. Adesso sento meglio. Io facevo questa riflessione mentre parlavate, no? Sì. Se per ipotesi, e non è ammesso che sia, e non è detto che sia proprio un'ipotesi che non si possa verificare, scomparisse dal mondo, no, l'uomo, il genere umano, cosa ne resterebbe della religione? Niente. E allora non è la stessa cosa dire che non è niente anche mentre noi esistiamo. Sì. Cioè, oppure questa potrebbe essere un semplicissimo ragionamento che dimostra che la religione è un prodotto nostro. Certo. Molto prima che venisse l'uomo, no? Al mondo, che abitasse questo mondo molto prima, e sappiamo che l'uomo non esisteva, ma esistevano per esempio, non so, i dinosauri, esistevano le piante, il regno animale, vegetale, eccetera, si è formato molto prima della presenza dell'uomo. E allora Dio chi lo lodava? Chi amava Dio? Chi lo non possiamo mica dire che gli animali facevano... Non so cosa rispondere, perché io ho sempre sostenuto che Dio è un'invenzione linguistica, quindi non so se i dinosauri parlassero, avessero una forma linguistica. Sì, va bene, ma se siamo sempre a livello del regno animale, il regno animale come lo vediamo adesso, no, penso che le stesse caratteristiche le avrà avute 60, 70 mila anni, 100 mila anni fa, non è cambiato molto. Infatti questa benedetta evoluzione che si insiste nel dire che le specie si evolvono rapidamente, in realtà invece gli scienziati trovano che ci sono pochissime in realtà variazioni, no? Nelle specie, anche nell'uomo. 200.000 anni fa e l'uomo di adesso non è che si è evoluto molto. Non tantissimo. Cioè, parlando di base genetica, no? Sostanzialmente, non so, avremo una cultura diversa, avremo un fisico... No, c'è un apporto, ma non grandissimo. Ecco, allora dico, la religione è esistita da quando che è esistito l'uomo,
E se l'uomo non... Beh, non proprio, la religione comincia a essere quella positiva, comincia a essere quando qualcuno mette dei paletti, dice delle cose, io sono nel giusto, tu sei sbagliato, quello sì, che ma... fa molto sì, sì. arrabbiare la signora di Pietro. È vero, però dicono che la religione ha modo di esistere perché è una cosa insita, innata nell'uomo, forse questo bisogno religioso. Forse è una cosa, ma religione è un'altra. Sì, appunto, beh, insomma, dopo... No, sono cose molto... Sì, sì, no, è vero quello che dici, però la maggior parte, insomma, degli uomini avendo questo bisogno, e allora si sono ritrovati legati, incatenati dentro una religione, no? Ecco, io non ho niente contro le religioni, mi potrebbero anche star bene, benché... Sono convinto che sono tutte invenzioni dell'uomo, no? Però la nostra posizione è identica. Però quello che non accetto all'interno di una religione è che l'uomo perda la propria libertà. Cioè all'interno di una religione. E questo non lo sottoscriviamo. Va bene, vi ringrazio. Marco, scusa. Marco? Dimmi. Sei tu che mi hai chiesto il nastro dell'altra trasmissione? Sì, sì, sì. Io ce l'ho qua. In questo momento ce l'hai? Lo riporto a casa, sì, te l'avevo doppiato. Ah, benissimo, puoi lasciarlo là in radio? A chi lo lascio? Lo do a Franco? Dallo a Franco, o se no magari metterlo su una cassetta. So che alle volte quando io venivo a portare le cassette, perché ognuno ha il suo nome là, sì, nelle cassette. Sì, casomai lascialo a Franco. Lo lascio a Franco e te lo viene a prendere. Se lo può magari mettere in magazzino da qualche parte. Va bene, dopo si arriva lui, insomma. A prendere qualche cosa. Va bene. Grazie. Saluti. Ciao, saluti. E c'è un'altra telefonata. Chi sei? Sono intervenuto per scusarmi molto, moltissimo, se ho offeso qualcuno, se ho toccato la sensibilità di qualcuno. No, si stava solo commentando, Giampaolo. L'ho fatto, scusami, sai, l'ho fatto senza saperlo. Stavamo solo commentando, nessuno offeso, scherzi, non ci mancherebbe. Mi scuso ancora. Grazie invece della telefonata. Ciao, grazie, Giampaolo. Ciao. Però posso parlare per radio, sì, per telefono. Perfetto. Ecco, qua c'è Bruno. Ciao Bruno. Voleva dire ciao ragazzi a tutti. Voleva dire una roba a me. La Chiesa, sì? La Chiesa nel passato, ma molto nel passato, e avviseva sempre per imbaucare la gente che Dio non che dà spazio all'uomo dove che ga crea il cielo e il cielo per gli uccelli, no? Sicché nessun essere umano doveva violare il cielo che Dio aveva creato a Iosei. Davvero? Ecco, questa è una verità. Questo non lo sapevo. Ecco, Dio, poi mi era bambino e andava in chiesa, diceva sempre il prete che Dio aveva creato il cielo che nessun essere umano doveva violare lo spazio. Oggi invece va via Missi, va su una, va dappertutto. E questa è stata veramente una bugia da parte della Chiesa. La Chiesa che ha sempre fatto regresso al popolo, l'umanità non ha mai portato il progresso, la Chiesa che ha portato sempre il regresso per far a non capire e non svegliare i cervelli. Questa è una verità. Questa è una verità. Quello che diciamo noi, secondo, per sottomettere. Esatto, la Chiesa, quando che uno già era un grande artista, un grande uomo, qualcosa, o io cercava o il veniva veramente eliminato. Sì. La Chiesa ha fatto questo. E poi ne ha fatto dei massacri immensi. Basta guardare Sant'Antonio, cosa che ha fatto per venire in Italia e dopo come che l'è morto. Basta guardare la storia del 1320, mi pare che sia. Ecco. E ora bisogna basarsi anche se... Anzi, il libro che c'è ai Gregoriani Roma, dentro in Vaticano, sto libro di Sant'Antonio. Ma qui non c'è niente... Voglio dire che la Chiesa che ha sempre predicato un Dio che noi non abbiamo mai visto, non è mai venuto sulla terra. Ora che c'è stregonerie, che c'è fino a Geova, che spetta il Dio nella terra, sì, che sì, tanto si dice che bisogna andare sul monte, che c'è l'ultimo momento della terra, che ormai è finito, anche questi per rimbicilire ancora il popolo. Le religioni, mi dico sempre, perché mi sento che non che credo più. Quando era bambino che andava, che mia mamma mi mandava a messa, e ora, era una roba. Oggi penso col mio cervello, non esiste niente, perché se in terra non si veniva un Dio, quei massacri che ha fatto Hitler, Mussolini e tutti i più cose barbare su questa terra, e ancora che c'è mezzo mondo che muore da fame, dico Dio è molto lontano e non esiste. Ma infatti, ma non esiste. Dico che anche qui di Geova
appunto negare l'imbicil io, e nega dito tante e tante busie, penso è, penso mi, il Dio mio logo dentro mi, dentro sa me coscienza, e dopo il mio Dio, questo è il mio Dio, è inutile che mi vaga a messa quella pizza che venga fuori, che gli dà anche a mie franchi di carità il prete, e dopo venga fuori se posso scanare qualche dun e lo scano. Vedremo in Bassa Italia la mafia tutta di chiesa, perché certo, sono tutti cattolici, mafia, è vero, tutti cattolici, e se ha idea che se scana sì. veramente a corte hai, quando cosa zeo, sti cattolici, protestanti, questo è tutto oppio, veramente. Questo è oppio dei popoli, è letterale. Perché se altro niente, mio papà aveva un scherzo, che mio nonno aveva 5-6 campi di terra, gli era sotto la chiesa, e se andava a fare la guerra mondiale, e aveva una casa che gli era distrutto, e che trovava la famiglia a buttare su un'altra famiglia, perché il prete della chiesa di Milano che gli ha tolto tutto, e mio nonno purtroppo se andava a una battuta al prete, e non so che il prete lo abbia denunciato, ma comunque mio papà, visto ste schifesse, non ha neanche voluto andare in chiesa quando è morto, perché ha detto proprio mi fa schifo, mi fanno schifo, perché i predica, ma veramente lo sviluppo è contro la fame, niente, quando che uno che fame che dice prega, te parti che sì, che si possa pregare, bisogna veramente che i paesi ricchi scomincino veramente a sborsare tutto quello che gli ha portato via, ecco, quello c'è un Dio dentro, altrimenti Dio non esiste, perché tutti quanti guarda il Dio denaro, da tutti i cattolici, da De Mita, da Forlani, da tutta che gente, da Andreotti, tutta che gente che ha vivesto e che vive da Casini, certo. Che tutti e questo è perché Vaticano. La Chiesa è sempre dalla parte di potenti. Beato, la Chiesa è un'istituzione, è una religione, qualsiasi religione è un'istituzione, quindi sarà sempre dalla parte di chi? Di potenti. Niente, Bruno qua volevo dire che lo spirito di libertà tocca sempre le persone e gli fa guardare in faccia quello che gli è di fronte. Lo spirito di libertà è quello che ci porta. Pronto? Ciao Dodo, ti metto in linea. Vai. Sono Dodo. Dimmi. Chi siete? Siamo Claudio Simeoni che sta trasmettendo. Uno Claudio, l'altro? E l'altro è Davis. Davis, ok. E ho sentito che parlavate di stregoneria. Sì, noi siamo apprendisti stregoni e siamo pagani. Siete ministri stregoni? Sì, abbiamo una via di libertà che è una via della stregoneria. Ma sai che cos'è la stregoneria? Certamente, la pratichiamo da 20 anni. E cos'è allora secondo te? È il respiro di libertà del mondo. È il divenire dell'essere, è la trasformazione dell'individuo verso l'eternità, è libertà, è non mettersi in ginocchio davanti a un Dio assassino, è prendere nelle proprie mani il proprio divenire. Mi hai detto tutto fuorché quello che è. No, è questo. Sai cos'è la stregoneria? Parlami del tuo concetto, io sei in linea. Io sono un apprendista sciamano. Fai? È la conoscenza. È corretto utilizzo dell'energia cosmica. Questa è la stregoneria. Beh, buono, vai avanti. Ecco. Ho sentito, cioè, voi non avete bisogno di parlare male delle altre religioni, capito? Perché tutte le religioni... Noi parliamo male di tutte le religioni? No, tutte le religioni hanno una parte di verità. O quale? No. Non siamo d'accordo. Guarda che ti sbagli. Va bene, ci sbagliamo. Abbiamo idee diverse allora. Ma guarda, io non penso, anzi penso che non sia assolutamente giusto, no, che voi dovete parlare di quello che voi sapete, di quello che avete studiato, di quello che voi sentite. Quello che stiamo facendo. Ma non serve che voi dite delle cose contro una o l'altra religione. A parte il fatto che voi, no, sto cercando una cosa, che voi quando parlate di cristianesimo mettete tutto quanto in un fascio. Lo è? Non mi sembra una cosa seria, capito? Questa è la tua opinione? Non mi sembra avanti, assolutamente una cosa seria. Dunque, i cristiani non credono alla divinità del Cristo? Scusa, i cristiani non ti sento, un attimo solo perché non ti sentivo più per la radio, un attimo sono venuto a metterlo a posto.
Scusa, ripeti perché non ti Dunque, i cristiani non credono nella divinità del Cristo? Come? Rispondimi semplicemente sì o no. I cristiani credono nella divinità del Cristo? Ma vedi che sei... I cristiani credono nella personalità unica, indivisibile, trina e tutto quello che ne segue? Ma tu sai quanti tipi di cristianesimo ci sono? Ce ne sono moltissimi, però tutti quanti hanno in comune queste cose qua. Credono nella divinità unica, un unico Dio. Tutti mettono in ginocchio gli esseri umani. Tutti sono monoteisti. Tutti strappano il divenire degli esseri umani dalle loro mani. Per cui sono tutti uguali per noi, non esiste differenza. No, ma tu non puoi parlare di cristianesimo e mettere insieme la Chiesa cattolica. C'è la Chiesa dei primi cristiani, ci sono i mormoni. Sono tutti uguali per noi. Vuoi dirmi che i gnostici sono meglio dei cristiani cattolici? Come? Vuoi dirmi per esempio che i gnostici sono meglio dei cristiani cattolici? Ma guarda che io non sto dicendo niente, io non sto dicendo che una religione è meglio dell'altra. Certo, questo punto. Ti faccio anche un'altra domanda. Tutti quanti credono in un unico Dio? Dimmi sì o no. Chi? Tutte queste religioni non credono in un unico Dio? Sì, magari. E non sono tutti quanti cristiani, credono nella divinità del Cristo? Ma non è... Vedi? Hanno questo punto in comune. No, ma basta. Guarda... Dio è solo un piccolo nome, un aggettivo. No, è un aggettivo. Hanno strappato il divenire degli uomini col Dio. Non si dovrebbe neanche nominarlo Dio, no. Perché Dio è amore, è conoscenza. No, infinita. No, Dio. Nella trasmissione abbiamo fatto l'altra volta, abbiamo dimostrato che cos'è il Dio per i cristiani, solo un macellaio, nient'altro. Guarda, io non sono neanche cristiano cattolico, tra l'altro. Non ha importanza. Io sono un esseno, che tu non sai neanche cosa sono. No, io conosco un po' di esseni. Allora io ti dico una roba, no? Cioè, il sentiero dell'amore, no? È del Vecchio e Nuovo Testamento, è quello che dopo Dio è amore che ci ha insegnato Gesù. La Chiesa Cattolica non è che mi pare che sia tanto questo. Il sentiero della legge, il Torah e il Talmud, quello che hanno abbracciato gli israeliti, no? E Mosè soprattutto, e dopo parlano di Geova. Ci sono nel sentiero delle sottomissioni, e questo è l'Islam, Maometto, no? Poi abbiamo Buddha con Nirvana, e questo è il sentiero della liberazione. Beh, è un po' diverso il buddismo. No, il buddismo aspetta un attimo. Si può essere anche buddisti senza credere in Dio? No, io sto dandoti dei concetti di quello che io penso. Ma non puoi fare tu tutto nebbia un fascio. No, tu hai citato tutte quante religioni monoteiste, tutti quanti che hanno la stessa radice, no, mi metti anche il buddismo in mezzo. No, io sto dicendoti che ogni religione ha una parte di verità. Non è vero. No, non è vero. Noi sosteniamo che non è vero. Non siamo d'accordo su questo. Non siamo d'accordo. Ma allora, siete d'accordo? Io non sto dicendo, guarda che io sto dicendoti, no, che ogni religione ha i suoi sentieri. Neanche non questo vero. Sei d'accordo? No, non siamo d'accordo. Non sei d'accordo che il Platone nella sua filosofia, nel sentiero della ragione, quando ha parlato del Logos, secondo lui non era il suo Dio? Non sei d'accordo quando Confucio parlava secondo le sue sentenze e portava l'umanità al sentiero dell'armonia? Ma preferisco Quan Tzu a Confucio. E preferisco il Platone vero al Platone mangiato, masticato e digerito e anche cacato. Ok, poi c'è Atum Mazda che lui parlava, era il sentiero della rettitudine. Ma vedi, abbiamo una, per esempio, i Pelle Rosse adoravano Manitou, no? No, non adoravano anche qualcun altro, se lo vuole. Quindi vedi che sono a Dio, Allah, Buddha. Ma non puoi mettermi Manitou nel senso piano di Allah e Buddha, non è assolutamente Dio, non puoi mettermi di Buddha, no, nel piano di Dio di Maometto o del Dio dei cristiani o del Dio di Cristo. Yahweh, Elohim, sono tutti nomi, hai capito? Ma questo lo dici tu? Sì, è vero, sono tutti nomi, ti diamo ragione, ma in ogni caso, vedi che già il fatto stesso che Buddha non è Dio, e già c'è un punto di totale differenza tra il buddismo e il cristianesimo o il maometismo. Ma io non sto dicendoti che sono tutti uguali. Hai detto che in ogni cosa c'è... va bene, d'accordo. No, io sto dicendo che... Tu ci hai detto che non tutti quanti i cristiani sono identici, però tutti i cristiani, come tutti i monoteisti, hanno un punto in comune, credono nell'unità del Dio... E soprattutto tutti quanti cristiani, siano esseni o quello che vuoi, tutti quanti credete nella divinità del Cristo? Non sto discutendo neanche in questo, non hai capito ancora niente. Va bene, non ho capito niente. Io sto niente. Dicendo... Fa la domanda chiara e tonda allora. No, perché voi dovete essere precisi in quello che dite. Cerchiamo di essere più precisi possibile. Siccome non siete stati abbastanza precisi, oppure sono io che non vi ho capito, no? Sì, e allora io sto dicendo che in ogni religione...
siccome tutte portano, se Gesù ha insegnato l'amore, la tolleranza... No, ha insegnato odio, distruzione e morte. Non è vero, sì, che Gesù Cristo? Ma guarda che non parlo dei cattolici, parlo di Gesù Cristo. E noi guardiamo i Vangeli? Noi guardiamo solo i Vangeli. Per quanto riguarda gli gnostici sono stati distrutti. Per cui anche la scintilla divina che viene messa dentro l'uomo e che Cristo Gesù, dopo la risurrezione, predica di sviluppare il Dio che c'è dentro ogni uomo, è una guerra persa. Sono stati distrutti i gnostici. E sono stati distrutti soltanto perché quando sono andati alla ricerca delle coscienze, dei creatori, degli arconti, non trovando il Dio creatore, hanno parlato di questo Dio sconosciuto. Cioè il terrore che li aveva messi in ginocchio davanti al Dio creatore li ha sconfitti nello scontro con i cattolici. Ascolta, siccome io sto da lontano, no? Loro volevo soltanto dirti che ci sono tanti sentieri che portano. C'è il sentiero della ragione, c'è il sentiero dell'armonia, quello di Confucio, c'è il sentiero della rettitudine, quello di Mazda. Però ogni religione vuole fermare il suo potere sui suoi adepti. C'è il sentiero della liberazione, quello di Nirvana, di Buddha. C'è il sentiero delle identificazioni, quello di Brahma. E c'è quello dell'Islam, il sentiero della sottomissione, quello del Corano. Sì, e il sentiero della legge, quello del Talmud. Uno più ne abbiamo meglio, Ecco, io dicevo che, guarda, io non dico che una sia meglio dell'altra. Io sto dicendo che nell'insieme dobbiamo forse trovare quello che veramente è il divino dentro di noi. Sì. Però dobbiamo anche passare a conoscere queste religioni. Io ti dico, perché io questo, sono contrario che sono insegno la religione cattolica, dentro sono di noi, contrario la religione, che insegno... ogni religione, qualsiasi religione, ascoltami, è semplicemente un imporre il volere di qualcuno su qualcun altro. Se parliamo insieme non ci capiamo più. Io sto quello che vuoi, c'è questo punto qui. No, io sto dicendo che sono contrario. Tu dici contrario, che le religioni sono buone, che io sono dico contrario che le religioni sono a che insegno la religione cattolica a scuola, dovrebbe insegnare tutte le religioni, tutte quante. E non solo la religione cattolica. L'oro, come? Sì, parla anche dell'alchimia, dovrebbero insegnare. Tutto quanto. È un po' difficile, no? Beh, lo so. L'importante per la religione, l'importante è mettere in ginocchio gli esseri umani. Non è importante il nome con cui chiamano il Dio. Ma non è vero, questo e è per quello... noi l'importante è impedire che vengano messi in ginocchio gli esseri umani. Ma va bene, però guarda che se allora tu non conosci le religioni, mi dispiace, guarda, se tu affermi questo, no? Ci sono delle religioni che non lo mettono assolutamente in ginocchio le persone, anzi... Ci sono delle vie alla conoscenza e ci sono delle religioni. Come? Ci sono delle vie alla conoscenza e ci sono delle religioni. Le religioni oggi, come sono strutturate, religioni monoteiste, e noi stiamo parlando di religioni monoteiste... Ma io, se tu parli di vie e io parlo di sentiero, diciamo la stessa cosa. No, non mi hai capito niente. Va bene, guarda che forse siamo abbastanza vicini, forse è solo questione di terminologia. Esatto, e magari forse di discutere. Adesso un po' più vado a mangiare perché non ho ancora mangiato. Va bene, buon appetito. Scusa, forse dobbiamo parlarci un pochino di più, magari tu per tu, perché altrimenti, no, forse è solo questione di termini. Sì, può darsi, può darsi, Però può darsi. Dovete avere rispetto anche per gli altri, perché uno quando parla non può insultare le altre religioni, sennò vi tirate addosso le antipatie della gente. No, noi non le insultiamo, le chiamiamo per nome. Quello che tiriamo fuori quello che noi, è tutto documentato, noi non le insultiamo, parliamo col loro linguaggio. Cioè, prendiamo le contraddizioni. Mostriamo le contraddizioni. Sì, ma no, cioè, mostratele solo. Mostrate, è già abbastanza, mi sei tutto, ciao. E questo mostrare contraddizione appunto per fare dello spazio, perché ormai è lo spazio psichico che è così occupato. Ok, ma non occorre dire criminale a uno. No, qualche volta bisogna dimostrate, usarlo quel termine. Portate le vostre ragioni, basta, dai. Dopo c'è la gente, non è mica stupida. Va bene, mi saluto, ciao. D'accordo, grazie, ciao. Buon appetito. Sì, ti metto in linea. Vai. Pronto? Pronto, vi saluto ragazzi. Ciao, grazie. Io volevo, non ho studiato, ma vado a istinto. Fin sì. Da piccola mi sono domandata e ho fatto ancora queste domande a tanti. La Bibbia, quando è stata scritta, a me non piace la Bibbia, perché ha dei passaggi che sono violenti. Quando è stata scritta, quanti sapevano leggere e scrivere? 10 persone. Allora, chi l'ha scritta era sempre un ricco, un potentato,
che ha scritto, avrà scritto delle robe, delle cose giuste, ma anche ha scritto l'idea che aveva lui. E certo. Mire, certo. E addirittura, cosa signore, ne dite voi? No, no, ha ragione, signore. Siamo d'accordo. Sul Corano, addirittura, su alcuni passi, sono lodate alcune professioni come quelle del commerciante. Guarda caso, Maometto era un commerciante. Ecco, e lo stesso è il Vangelo. Il Vangelo è bello perché ci sono tanti passaggi, insomma, che vanno... Ma dico, ma allora quello di Luca ha una versione, quello di Giovanni ne ha un'altra, quello dell'altro, saranno sempre le stesse cose, ma loro hanno scritto secondo la propria idea e anche, dico, politica. Esatto, secondo quello che loro volevano mirare. Sì, ecco, ho scritto un libro su avete questo, capito cosa voglio certo. dire? Quello che io non ho mai potuto sopportare e che il prete dal pulpito venisse predicava le cose che questo era giusto, ecco, questo io non l'ho mai accettato. La sua reazione? Non ho mai accettato, non accetto neanche quelli che vengono alle porte di casa a venirmi a leggere la Bibbia. Certo. No, la sua reazione è un... Io reagisco, alle volte reagisco parlando. A volte reagisco brutalmente in questo. E fa bene. Perché non accetto che mi vengano a imporre. Io so come mi devo comportare. Perché anche mia nonna, mia mamma è morta che ero piccola, mia nonna mi diceva: se vedi un povero, aiutalo. Se vedi uno che non è capace di camminare, aiutalo. Ma non perché me lo dice il Vangelo, o me lo dice certo. la Bibbia, o me lo dice certo, il prete, certo. o me lo dice chiunque altro. Perché fa parte dello spirito umano. Oh, ecco. Allora dico, o sono io che vado storta. No, signora. O c'è qualcosa che in me, che non accetto certe cose. Questo e chiama... io parlo terra a terra perché non ho studiato. Si chiama spirito di libertà questo. Ecco. Che grazie, quello che noi stiamo parlando. Vi ringrazio e continuate. Grazie. Chi sei? Sono Beppi. Dimmi. Pronto? Sono in diretta. Dimmi, sei in diretta. Sto parlando più bene che posso. Va bene. Perché io non sono alla vostra altezza. Senti, ragazzi, io penso una cosa sola. Sì? Andate a cagare. Grazie. E Beppe ci ha mandato a cagare, e giustamente questa è la sua idea, e non possiamo farci nulla. L'idea della tolleranza infatti si rispecchia sempre. Pronto? Buonasera, Sendina. Sono Marco, posso fare una replica? Certo. Volevo leggere un passo della Bibbia tratto dal Deuteronomio. Sì. Per far sentire, non solo alla Cesarina, visto che... Gli faccio sentire un pezzo di Bibbia, visto che voi parlate della Bibbia, ma non si legge mai alle volte dei brani tratti dalla Bibbia, no? Li abbiamo letti l'altra volta, forse. Ah, li avete letti? Scusa. Sì. Comunque faccio presto, posso? Sì, vai. Allora, tratto dal Deuteronomio, capitolo 7, versetto 14, se ci vedo bene perché ho poca luce. E praticamente credo qui si sta parlando del popolo ebraico che uscendo dall'Egitto, attraverso il deserto, il Sinai, eccetera, riceve i 10 comandamenti, no? Sì. E poi ha il problema di doversi insediare nella terra promessa, no? Sì. E sentite un po' Dio come assiste questo popolo. Allora, tu sarai benedetto più di tutti i popoli e non ci sarà in mezzo a te e al tuo bestiame né maschio né femmina sterile. Il Signore allontanerà da te ogni malattia e non manderà su di te nessuno di quei morbi funesti d'Egitto che ben conosci, ma li farà ricadere addosso a quelli che ti odiano. Distruggi dunque tutti i popoli che il Signore Dio tuo metti in tua balia, senza sentirne pietà e senza servire ai loro dei, perché ciò sarebbe un laccio per te. Pensati un po' se Dio può ordinare la distruzione. Certo. Beh, insomma, che un uomo uccida un altro uomo. La potenza di Dio a favore di Israele. Allora, forse tu obietterai nel tuo cuore. Queste nazioni sono più numerose di me. Come dunque potrò io cacciarle? Non temere, ricorda quello che il Signore, Dio tuo, operò contro Faraone e tutti gli egiziani,
ricorda le grandi prove che tu vedesti con gli occhi tuoi, ricorda i segni, i prodigi, la potenza e la forza con cui il Signore Dio tuo ti liberò. Così farà il Signore Dio tuo contro tutti i popoli dei quali hai timore. Anzi, il Signore Dio tuo manderà contro di loro anche dei calabroni, per annientare quelli che saranno rimasti e quanti si saranno nascosti per sfuggirti. Non tremare dunque davanti ad essi, perché il Signore Dio tuo, grande e tremendo, è in mezzo a te. E il Signore Dio tuo caccerà a poco questi popoli dinanzi a te. Tu non li potrai distruggere a un tratto, altrimenti si potrebbero moltiplicare a tuo danno le bestie feroci della campagna. Ma il Signore Dio tuo li darà in tuo potere, mettendoli in grande scompiglio, finché non siano tutti sterminati. E poi dicono che è un Dio di bontà. Guarda, ti fa venire il pelo d'oca. Sì, sì, no. Egli, e termino subito, guarda. Sì. Egli ti darà nelle mani i loro re, e tu farai perire i loro nomi di sotto al cielo. Nessuno potrà starti a fronte finché tu non li abbia distrutti. Dà alle fiamme i simulacri dei loro dei. Non lasciarti attirare dall'oro né dall'argento di cui sono ricoperti, né farlo tuo, altrimenti rimarresti preso al laccio, perché sono un'abominazione agli occhi del Signore Dio tuo. Non introdurre in casa tua nessuna di queste cose abominevoli, perché saresti condannato alla distruzione come tali oggetti, ma le detesterai e le abominerai, perché sono cose condannate alla distruzione. No, ma il Deuteronomio è terribile. Infatti io ho evitato l'altra volta di prendere il Levitico, il Deuteronomio e altri. Ho parlato solo della Genesi, ho voluto limitarmi. Beh, questo è un dio razzista, no, come ma minimo. È di una ferocia, inaudita sotto tutti gli aspetti. Che poi, vedi, adesso capisco perché uno dei libri all'indice proibiti più di tutti dalla Chiesa è stata la Bibbia fino a 70 anni fa. La Bibbia, sì, non si poteva leggere. Sì, ma infatti era vietato, era proibito a leggere, veniva letta soltanto, sì, dal prete in chiesa e commentata dal prete in chiesa quello che gli interessava. È stata una cosa che ho sentita da Aldo Busi l'altra sera, sì, che ha fatto una bellissima trasmissione, sì, 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 Maurizio, sì, Costanza suo, no? Certo. E veramente, guarda, è una stupidaggine, ma dire una cosa del genere, che tra l'altro la Chiesa ha messo all'indice quasi tutto, no? Sì, tu. Ecco, sapere che il libro della Bibbia praticamente era un libro che la Chiesa proibiva di leggere, era il colmo dei colmi. Che tra l'altro poi quello che mi fa specie è che un libro del genere presenta un Dio, anche se gli ebrei dicono, sì, di essere il popolo eletto, che insomma è una cosa, se Dio ha creato il mondo vorrà come minimo, se è padre di tutti vorrà bene a tutti i popoli della... è in netto contrasto con quello che è il Dio presentato, sì, dal Vangelo, quindi no. quando dicono che la Sacra Bibbia, quindi l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento è un, come si può dire, è tutta la storia del popolo ebraico, poi con la venuta di Gesù, è un qualcosa che si lega perché tutto serve a compimento, io credo che mettono insieme il diavolo e l'acqua santa, certo, perché è tutta un'altra cosa il Dio della Bibbia dal Dio del Vangelo, come minimo, quindi qui c'è una contraddizione. Sì, sì, perché il Dio del Vangelo non è inferiore, Beh, sì, però, sì, no, perché è contraddittorio alle volte anche nel Vangelo. Certo. Per esempio, Gesù passa davanti al fico e lo maledice, sì, lo brucia, sì, che il fico aveva fatto niente. Tu col fico, beh, adesso ne parleremo magari più avanti, però sì, il fico c'hai tre versioni, no? Sì. Una in Marco, una in Matteo e una in Luca. Sì. Che poi sai cosa penso? Sì. E tutte queste cose, noi se le prendiamo alla lettera andiamo fuori strada, perché una volta quello che scrivevano per simboli. Quando per esempio manda i porci ad ammazzarsi giù per la rupe, no? Mm. E non si parlava, cioè i porci intendevano, gli ebrei probabilmente intendevano i romani. E, capisci? Quindi noi abbiamo ancora da fare un lavoro enorme secondo me, sulle esegesi vere del Vangelo. Sembra strano che avessero i maiali, visto che era uno dei, sì, che poi non era neanche un animale di quel... Però in effetti bisogna stare attenti anche a prendere il simbolismo, Cioè io, sì, tendo, sì, a usarlo letteralmente. Sì. Ma una cosa che però mi ha fatto molta più paura ultimamente è che poco tempo fa, durante la Pasqua dell'anno scorso, di 2 anni fa, sì, Papa Wojtyla è intervenuto dicendo che Gesù non è apparso per primo alla, sì, sì, che sì, era sì, la, sì, la, sì, Maddalena, ma lì è apparso alla Madonna, sì, sì, esatto. E allora gli hanno chiesto come mai lui si sia scostato molto da quella che è la tradizione scritta dei Vangeli, no? Sì. E allora ha detto che noi cristiani
Abbiamo sì una tradizione scritta che è valida, ma abbiamo anche una tradizione orale che è altrettanto valida. Sì, e adesso mi viene da ridere, perché allora qua infatti, non è più infatti, finita. È ciao, vi saluto. Ciao, ci vediamo tutti adesso. Un attimo. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, dimmi. Sono mia, Anna Maria di Venezia. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ah, mi vado bene, però secondo me, dal mio giudizio, io ho fatto la quinta elementare, però chi ha, ed era come la terza media, no? Però come religione sarebbe giusta come che noi altri, che ne era battisa, comunica, crisima, in più comunque il matrimonio in chiesa, penso che sia giusto e adeguato in questa maniera. Però non so buona di capire quante religioni della Bibbia che ha da essere a questo mondo, specialmente testimoni di Geova. Loro fanno il loro mestiere come lo fa il Papa, no? Tutti hanno il diritto di predicare il suo. Mi dispiace, mica dico solo che mi go solo che la Bibbia di qui è della nostra religione, e dopo gli altri, se ha la preferenza di un'altra religione, si fa i suoi, giusto? Va bene. In ogni modo, mi sei venuto qua, mi è prima volta che governo, no? E mega, madonna, cosa che è mega dita, che tocca che mi vignerà mio marito in terra e che io vedrò, mi mocri, questa fa paura. I cristiani fa tutti così. Chi è più forte come testimone di Geova, un po' più dolci cattolici, poi fa tutti. Era fantasia, però è che Iseva è. Iseva. Però così tocca. Che varia caro, ho detto che mio marito mi incomincia ingenuamente che so cascata come per inopolo. E in ogni modo mi religione, noi diciamo religione come Bibbia, come intendiamoci, sì. Però fin dei conti mi ero tanto religiosa, perché andavo in chiesa, andavo di qua, dopo in ultima che ho perso tutto. Ho capito. Non sono più andata in chiesa in nessuna parte, però se ho il bisogno di pregare, prego casa mia, anche davanti, non so, anche una statua, quel che capita, e sì. Mi prego, perché penso che il pensiero mio, dentro di me, che prego magari, Dio, Madonna, l'angelo, custode che ho da Grisby, penso che mi creda più me che una che va a scadere i banchi dai mattina e sera. Va bene. Ascolta, un'altra cosa volevo dire, anche qui del Vangelo. Il Vangelo, mi vara, questa qua non mi ha accatto mica, perché scritto del Vangelo è giusto. E dopo io vi fora con di opinione, di politica, di questo, ma il prete che ha da attendersi per la Chiesa e non per gli affari di altri, dove che fuori della Chiesa. Va bene. Non so se sbaglio. No, è un'opinione, è un'opinione. Sì, perché i fedeli che ad ascoltare il Vangelo come che esiste, ma non di parlare di politica, questo, tanto, quell'altro, perché io rise prete, è vero che tanti studi, rise qua, i vanca di qua e di là, però del Vangelo bisogna che ori capia da capire che i fedeli, quando che viene in chiesa, bisogna che sia per chiesa, va e bene, non per politica. Sono costretto a tagliarti perché c'è un amico Mario che sta premendo. Se mi può spiegare, se sbagliare qualcosa. Grazie della telefonata. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Adesso siamo costretti a chiudere le telefonate perché Mario è arrivato e giustamente chiede il suo spazio che glielo stiamo occupando. E siamo finalmente arrivati alla fine della nostra trasmissione e ci vediamo giovedì prossimo e parleremo della creazione, la creazione dal punto di vista cristiano e la creazione dal punto di vista dei pagani. Parleremo del nostro divenire e dei nostri dei.